Sì, stavo dicendo che vedremo un esempio molto semplice, che è il calcolo dell'area di un quadrato. Ok? Quindi una cosa veramente molto banale. Crea un progetto. File, New, Java Project, e lo chiamo quadrato. Dentro questo progetto, dentro SRC, creo il primo package, lo chiamo quadrato. A questo punto creo la classe quadrato. Con il main, solo le classi che hanno il metodo main possono essere mandate in esecuzione. Una classe senza il main, se voi provate a lanciarla, eseguirla, vi viene segnalato errore. Per calcolare l'area di un quadrato, cosa faccio? Chiedo in input all'utente il lato, quindi avrò una variabile lato, quindi devo dichiarare dichiarazione di variabili e dichiaro la variabile double lato punto e virgola. Poi usiamo le finestre di dialogo, quindi chiedo all'utente di inserire in input il lato, quindi input del lato. Poi calcolo l'area. Per calcolare l'area posso fare lato per lato oppure usare il metodo PAU della classe MAT, però per adesso semplifico proprio al massimo, faccio lato per lato. Quindi qua dichiarerò un'altra variabile, sempre di tipo double, che si chiama area. Qui ad area assegno lato per lato punto e virgola. Alla fine output del risultato, quindi dell'area. Bene, allora intanto inizio a descrivere un po' le cose che abbiamo qua dentro. Introduco una terminologia che ancora non abbiamo utilizzato, forse l'ho utilizzata io, ma ogni tanto. Quindi il main lo chiamiamo metodo. Non è l'unico metodo che possiamo avere all'interno di una classe. Si chiama sempre così, non possiamo cambiargli il nome. Poi queste variabili che vedete qui sono dichiarate dentro al metodo main. Quindi si dice che sono locali al metodo main. Locali. Cosa vuol dire che sono locali? Allora, primo, qualunque cosa fuori dal main non conosce, non sa dell'esistenza di queste variabili. Quindi non sono visibili all'esterno. Poi un'altra caratteristica delle variabili locali è che vivono, cioè esistono in memoria, fino a quando il metodo è in esecuzione. Quando il metodo termina, anche le variabili vengono tolte dalla memoria. Si chiama deallocazione. Quindi quando le variabili vengono dichiarate, si dice che le variabili sono allocate. Quando termina il metodo, le variabili vengono tolte dalla memoria, si dice che sono deallocate. E questo è quanto abbiamo visto fino ad ora. Adesso vi faccio vedere lo stesso, cioè un programma che fa la stessa cosa, ma strutturato, organizzato in maniera diversa. Quindi creo un altro package, quadrato 1, e copio la classe, così vediamo le trasformazioni che faccio. Definisco un altro metodo, perché vi ho detto che il metodo main non è l'unico metodo che può essere dentro ad una classe. Quindi definisco un metodo che chiamo calcolare. Allora, deve essere un metodo public, in minuscolo. Public. Poi mettiamo la parola chiave static. Vi anticipo che uso la parola chiave static perché io non sto ancora usando gli oggetti
già avevo un linguaggio oggetti, non sto usando gli oggetti. Allora, quando non si usano gli oggetti con Java, bisogna usare delle risorse, o si chiamano anche membri static. Ma poi, anche qui, capiremo meglio più avanti. Quindi, tutti i metodi, finché non useremo proprio gli oggetti, che faremo programmazione oggetti, tutti i metodi che definiamo sono static. Quindi, public static. Poi, vedete che qui c'è void, e metto void anche qui. Poi il nome del metodo. Ho detto che lo chiamo calcola area. Calcola area. Poi vedete che qui ci sono delle parentesi tonde con dentro qualcosa. Questo qualcosa che sta dentro le parentesi tonde sono parametri. Calcola area non ha parametri. Quindi anche se un metodo non ha parametri, deve comunque avere le parentesi tonde, aperte e chiuse. A questo punto vado a definire il corpo di questo metodo. Per lato e lo assegna alla variabile area. Ok? Siamo? E vedete che mi vengono segnalati tutta una serie di errori. Perché? Perché vi ho detto prima che area e lato sono variabili locali almeno. Quindi non sono accessibili da un altro metodo. Void significa che questo metodo non restituisce nulla, ossia all'interno non c'è una particolare istruzione che è l'istruzione return. Quando non c'è l'istruzione return che restituisce un valore, qua mettiamo come tipo restituito il valore void. Poi vedremo che ci sono dei metodi che restituiscono dei valori interi, dei valori dum, delle stringhe, e allora invece di void useremo int, dum, string. Per adesso questo non restituisce nulla. E allora mettiamo void. Dicevo, queste variabili, vedete, mi dà errore, mi dice che area cannot be resolved to a variable. Cioè io non riesco a risolverla come variabile. Perché? Perché chi è che mi dice queste cose? Il compilatore. Il compilatore dice non vedo area, non la vede perché si trova dentro a un altro metodo. E allora se voglio che calcola area e main usino entrambi queste variabili, le devo dichiarare fuori dai metodi, a un livello più esterno, no? Cioè dentro la classe. Per cui devo cancellare questa dichiarazione da qui e andare a metterla dentro la classe fuori dai metodi. Queste quindi non sono più variabili locali al main, ma si dicono variabili globali di classe. Quindi sono variabili globali all'interno della classe. Che differenza c'è tra locale e globale? Locale visibile solo dentro dove la vado a dichiarare. Globale vuol dire che tutti i metodi che io vado a scrivere in questa classe, questi siano, vedono queste variabili. Double lato area. Bene, le vado però a cancellare dal metodo main. Perfetto. Ora, mi dà ancora errore. Perché quando io dichiaro delle variabili globali di classe, anche queste variabili devono essere statiche, perché i metodi statici possono usare solo o variabili locali o variabili static. Static, double, lato area. Come vedete, Eclipse le va anche a scrivere in corsivo. Allora, riepilogando, il concetto è questo. Posso avere più metodi in una classe, questi metodi sono tutti static, però se condividono delle variabili, che vuol dire che le usano tutti i metodi, o più metodi, queste variabili devono essere portate fuori dai metodi, dichiarate nella classe e devono avere davanti la parola chiave static, perché altrimenti
un metodo statico non può usare delle variabili globali che non siano statiche. Bene, quindi adesso che cos'è che succede? Che qua, invece di far calcolare l'area con questo calcolo, questo non mi serve più, no? Giusto? Perché non mi serve più? Perché lo fa il metodo calcolare. Quindi dove c'era l'istruzione per calcolare l'area, adesso io richiamo la funzione, il metodo, richiamo il metodo calcola area. Calcola area. E come faccio a richiamarlo? Semplicemente scrivo il suo nome. Quindi basta scrivere calcola area, scrivendo le due parentesi, perché altrimenti la interpreta come variabile. Praticamente ho sostituito un'istruzione di assegnazione con un metodo che fa la stessa cosa, però lo richiamo. Il vantaggio qual è? Allora, qui non si capisce molto perché c'era un'istruzione, ma pensate un po', se io vado a sostituire 100 righe con un unico nome, metto queste 100 righe dentro un metodo, gli do un nome e nel programma main richiamo quel metodo invece di scrivere le 100 righe, aumento la leggibilità del main, riduco, cioè semplifico la correzione di eventuali errori, perché so che se si verifica un errore nel calcolo dell'area devo andare a vedere nel metodo calcolare. Inoltre, se questa operazione deve essere eseguita più volte, adesso qua ripeto non si vede il vantaggio, ma 100 righe sì, se devo ripetere una stessa operazione più volte in punti diversi, quindi non in un ciclo, non ho bisogno di ripetere tutte le istruzioni, ma basta richiamare un nome solo. Quindi diciamo che questo si chiama scomposizione di problemi in sottoproblemi. Questo è un sottoproblema e questo è il programma principale che richiama i vari sottoprogrammi. Il vantaggio è anche quello di poter assegnare a più gruppi di lavoro lo sviluppo di parti di codice che poi vengono assemblate all'interno dello stesso programma. Diciamo che la programmazione a oggetti, quindi Java, non è particolarmente adatto per programmare così, però dovendo introdurre alcuni concetti fondamentali che sono importanti, devo farvi vedere anche questo modo di usare Java. Java però poi vedremo, la progettazione di codice Java viene fatta ancora in una maniera un po' diversa. Il problema, cioè vi accenno questa cosa, poi la prossima settimana vediamo come risolvere questo problema, che ve l'avevo già fatto vedere, ma ero andata un po' più veloce. Avere delle variabili globali, attenzione, nei linguaggi non oggetti la globalità è una vera globalità. Cioè una variabile globale è visibile da tutto il codice, qui no, solo all'interno di questa classe, quindi qui la globalità è sempre solo a livello di classe. Globale vuol dire visibile da tutti, è utilizzabile da tutti i metodi della stessa classe. In ogni caso queste variabili sono pericolose perché è possibile che un metodo vada a modificare queste variabili in contrapposizione con un altro metodo, assegnando magari dei valori sbagliati. Questo può accadere non certo in questo programmino, però in programmi complessi dove ci sono più team che collaborano potrebbe anche accadere, per cui la tendenza e se non anche la prescrizione è quella di limitare o completamente evitare le variabili globali. E allora nella prossima lezione andremo a vedere come si può limitare o addirittura annullare l'uso di variabili globali mediante l'uso di funzioni, ossia metodi che restituiscono dei valori e non void, e mediante passaggi di parametri. Comunque vi faccio vedere per concludere che funzionano entrambe. Inserisci lato del quadrato, 10. Area 100, se apro l'altro funziona esattamente nello stesso modo, ma sono due tecniche di programmazione diverse. Quando i programmi sono molto semplici conviene usare la prima, questa qua, dove c'è un unico corpo, un unico metodo eseguibile,
Quando il codice inizia ad avere una certa complessità, conviene invece lavorare scomponendo il programma e il sottoprogramma, oppure progettando oggetti, ma è la terza parte che dobbiamo ancora vedere. Ah, come si fa a esportare e far eseguire la classe? Forse ti sei dimenticato un passaggio. Qua, se esporto questo progetto, export, allora Java jar file, questo penso che ti è chiaro, vado a salvarlo, così mi salvo anche il codice qua e ve lo metto sulla piattaforma, documents terza, il nome è quadrato, ok. Poi vai avanti, non fai finish, vai ancora avanti, e qui dove c'è main class devi selezionare la classe main, cioè il metodo main, ok, la main class, guardato. Quindi se non metti questa poi non può funzionare. Poi puoi cliccare su finish. Adesso se vado sul qua dove ho salvato quadrato, allora sono, ogni tanto mi perdo, abbiate pazienza, quadrato, faccio doppio clic, vedi che funziona. Quindi hai dimenticato l'ultimo passaggio di mettere la classe main.